Sì, ciao, ho bisogno di indicazioni per il Museo di Storia Naturale di Springfield. Ho una troppa donazione per loro. Monete, denaro, oro! Stavo tipo scavando una piramide maya, insomma ho trovato delle monete d'oro. È falso, dico. Ma si può essere più precolombiani di così? Oggi quell'oro non lo puoi donare al museo perché è chiuso per pulizie urgenti sotto l'uccello delle statue. Ah, beh, non c'è problema. Assaggerò la notte dell'albergo qui di fronte. Skinner! Non voglio interrompere i preziosi consigli del bidello, ma io dico, una volta ammazzata la testa, il corpo muore. Vuole disfarsi di Lisa, ma lei è una brava studentessa. Già, e penso proprio che sia troppo brava per questa scuola. Scusate il ritardo, possiamo avere i soldi adesso? La mia risposta è no. Temo che io debba insistere, vedete, mia moglie mi ha fatto una testa così riguardo i soldi dei pretzel. Dove sono i soldi? Quando andrai a prendere i soldi? Perché non voglio prendere subito i soldi? Eccetera, eccetera. Perciò, per favore, mollate i soldi. L'avete sentita? Ha detto no! Spinugone, lui! Fatevi avanti! Sturatevi le orecchie! Vi servo 3 volte al giorno! E qui si mangia 3 volte al giorno! Vassoio in mano, prendete il vitto e posate le chiappe sui banchetti! Mi scusi, assumeremo cibi appartenenti a tutti i gruppi alimentari? Sì, io ho gravi crisi ipoglicemiche se non assumo abbastanza zucchero. Altro che crisi ti viene se non chiudi quella boccaccia! Perché mi hai morso? Amico, perché tu sei la sua cena. Cosa? Come hai detto? Che scemenze. Sono via, Maurice. Che cosa vuoi che sia un semplice morso sulle chiappe tra amici? Dai, dammi un morsetto. La festa è finita, Julian! Il tuo brillante piano è fallito. Ma di che cosa state parlando? Il vostro amico è quello che si dice una macchina per cacciare e sbranare i modelli deluxe e mangia bistecche. Cioè voi. Desiderio esaudito. Addestramento antidrago cominci domani mattina. Appunto, dovevo parlare prima io. No, perché stavo pensando, ecco che c'è una sovrabbondanza di vichinghi che combattono i draghi, ma ci sono abbastanza panettieri vichinghi o vichinghi che fanno piccole Ti riparazioni? servirà questa. Io non voglio combattere i draghi. Oh, ma andiamo, sì che vuoi. Riformulo. Papà, io non posso uccidere i draghi. Ma tu dovrai uccidere i draghi. No, sono veramente arci extra sicuro che non lo farò. Il tuo momento è arrivato. Cos'è? Non riesci a sentire? È una cosa seria, figlio. Quando porti quest'ascia, porti tutti noi con te. Il che vuol dire che cammini come noi, parli come noi, pensi come noi. Basta con questo. Purtroppo no, siamo solo passati per un saluto. Io devo ritornare alla città della Repubblica. Non dovresti trasferirti qui, insomma, dovresti essere il mio maestro. Mi dispiace, Cora. Il tuo allenamento per il dominio dell'aria dovrà aspettare. Ragazzi, qualunque cosa sia, mi fa solo perdere tempo. Qui non c'è niente. Oh cavolo! Ridarmi il mio piede così ti prendo a calci! Oh! Quando voi ve ne siete andati, gli abitanti di Termara ci hanno invaso. I sopravvissuti si sono rifugiati nella foresta e gli alberi. Si sono così chiusi in se stessi da non dare più segni di vita. Non capisco. Aslan, come ha potuto permettere? Astra? Ci ha abbandonato come avete fatto voi. E Potrebbe essere progressiva e degenerativa. magari divertente. No, Oh! Ehi! Sono normale! Sono di nuovo io! Oh! mio Dio! Che cavolo! Te l'avevo detto che era una cosa seria! Oh sì, lo era! Ah, maledizione, l'hai fatto apposta! Ehi, niente male. Incredibile. Reed, rimetti le cose a posto. Ci sto provando. La vuoi smettere? Ora capisco perché ti piace. Oh no, 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 no! Wow, che cavolo. Non è divertente. Mi dici che dovrai fare nel frattempo? Cerca solo di tenerti lontano da noi.
Penso proprio che passeremo parecchio tempo insieme, amico.